Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso farò un video semplice senza mettere le fotografie, ma vi parlerò di uno dei tanti misteri riguardanti il mondo vegetale. In realtà una delle tante credenze popolari che le nostre nonne o i nostri nonni o anche chi ha genitori anziani, le nostre madri e i nostri padri ci hanno detto riguardanti un frutto, riguardanti una pianta. Vi devo parlare di un frutto autunnale che tutti noi conosciamo, il kaki, nome scientifico Diospyros kaki, che appartiene alla famiglia delle Epenaceae. Infatti si può chiamare anche Diospero, ma molti lo chiamano kaki, e quelli del sud Italia lo chiamano anche cachino, anche perché credono che cachi sia al plurale e quindi lo vogliono chiamare caco al singolare o cachino. In realtà si chiama cachi, ma con la K, K-A-K-I, però ha svariati nomi. Adesso ve li leggo. Si può chiamare anche albero della pace perché durante l'attentato terroristico, che non era proprio un attentato terroristico, era una prova per constatare la potenza della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki nel 1945, quando distrusse queste due città giapponesi, il simbolo di queste due città era proprio il Diospero Kaki, che siccome era stato il simbolo di questa città l'hanno soprannominato albero della pace, e soprannominato anche loto del Giappone proprio perché è originario del Giappone ed è stato importato in Italia dagli inizi del 1800, e pensate che adesso cresce in varie parti d'Europa, tra cui Spagna e Italia. Viene chiamato anche mela d'Oriente o albero delle sette virtù, proprio perché proprio perché non si butta via niente di quest'albero. I frutti si mangiano e fanno molto bene agli sportivi, ai bambini e alle donne incinta, ma è sconsigliato a chi soffre di obesità e a chi soffre di diabete per le alte quantità di zuccheri. Lo consigliamo solo a bambini, agli sportivi, a chi è normopeso e anche alle donne, soprattutto le donne incinte, proprio perché fa bene al feto, ma anche perché dall'albero del kaki si fanno le mazze da golf, e anche perché tutto si può usare del kaki. Sappiamo che i fiori di questa pianta sono ermafroditi. Ma sappiamo anche di un altro mistero che vi dirò tra un po'. Altri nomi: albero delle sette virtù, vi ho detto, cibo degli dèi, proprio perché è buonissimo e fa bene. Ci sono anche delle varietà, si può chiamare, ci sono le varietà caco, cachi, cachimela, cachi vaniglia, ma esistono anche il loto di Romagna, vaniglia di Campania, fuyu, kawabata e suruga. Adesso vi parlerò invece dei misteri riguardanti questo frutto. Le nostre nonne o anche le nostre madri vi hanno già parlato del frutto, anzi non del frutto, ma del seme di questo frutto, di cui veniva tagliato verticalmente e si apriva per vedere
Cosa c'era all'interno? Quella parte bianca in realtà è un germoglio della pianta stessa, però aveva anche delle forme, aveva delle forme particolari in base a come lo tagliavi. A volte era a forma di coltello e poteva indicare un inverno pungente, altre volte era a forma di forchetta e indicava un inverno mite, e quando invece aveva la forma di un cucchiaio indicava tanta neve da spalare. Questo perché anticamente, quando non ancora c'era il pericolo del buco dell'ozono, gli inverni erano molto nevosi pure a sud Italia. Bene amici, prendete tutto quello che vi sto dicendo a pari di teoria o favola moderna. Con questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.